Ti devo chiamare su questo numero qui? Va bene. Va bene, allora ti faccio sapere. Pensiamo non da ultimo al decreto di aumento dei fondi che consente appunto di finanziare diverse attività, per cui la bonifica dei polverini, la bonifica di coperture pubbliche ancora presenti, e quindi di agire sui fronti della giustizia, della ricerca e della bonifica contemporaneamente. Altro risultato concreto che consentirmi di citare è la legge sugli ecoreati, quindi veramente un risultato importante. Dobbiamo continuare in questa direzione, però prima di procedere oltre e scoprire la targa, io chiederei a Romano innanzitutto di farci un saluto e di dirci due parole, così come il Presidente del Consiglio Comunale che vuole intervenire, penso a Nicola Fondrano e Bruno Pesce. So che ci sono degli aneddoti specifici su questo posto che è veramente significativo e vale la pena di ricordare. Grazie. Veramente pensare anche a quanti morti, a quanto è lunga anche la nostra lotta per la giustizia, non soddisfatta dall'associazione. Nella sostanza della condivisione di una battaglia, ed è importante che questa battaglia, che non deve cessare, la condividiamo tutti insieme, a cominciare da tutte le istituzioni, soprattutto quelle di prossimità, e sebbene in una fase di trasformazione dal punto di vista delle autorizzazioni, dal punto di vista ambientale, la provincia svolge ancora un ruolo molto importante. Per questa ragione cedo il microfono al senatore Angelo Buti. Sì, poche parole, perché queste sono occasioni importanti di riflessione, e c'è stato il contributo davvero ampio della città, del nostro territorio, a riscattarci da quel grave peso che si è determinato nella storia. Grazie ancora a tutti voi che siete qui, saluto anche il Presidente dell'Associazione Comuni di Monferrati, del Monferrato, che rappresenta i sindaci, e appunto i sindaci che formano tutti insieme la provincia, che sta insieme al territorio per portare a casa un risultato insieme a tutti noi. Nicola. Come diceva Cristina, qualche aneddoto anche, un po' di storia, così. Questo luogo, che era il nostro luogo, era il luogo dei dipendenti della Eter, dove si veniva a giocare a bocce, ma non solo, io non giocavo a bocce, giocavo a biliardino. E il marito di Romana, Mario, era un campione, un giocatore di bocce, ma era anche il presidente di questo circolo ricreativo. E dicevo con Cristina qualche giorno fa, come si fa a dimenticare in questo luogo il muro del piano? Che cos'era il muro? C'era il muro del piano, da dietro. C'erano i lavoratori della Ethernet al mattino, quando era ora di fare colazione, con un lungo bastone, venivano a battere nel sottotetto, che è di legno, gridavano: Abele, fammi un panino a mortadella, Abele, fammi due panini al gorgonzola. Questo è un pezzo di storia. Quindi venivano a chiedere il panino per fare la colazione al gestore di allora, al gestore di questo circolo ricreativo. E quindi c'era questa sfilata di tutti i lavoratori, che iniziava dalle 7 del mattino e andava avanti poi per tutto il giorno. È stato un nostro luogo, poi è stato un luogo dove pian pianino ci siamo voltati e in questi anni ci siamo persi, ecco, ci siamo persi, siamo rimasti in poco. Per dire invece una cosa positiva, in questi giorni vado a Roma per verificare, fatto adesso, vado a Roma per verificare se è vero, se sta in piedi questo ragionamento. L'INAIL, di concerto col Ministero del Lavoro, ha licenziato un testo che dovrà essere un testo che sarà licenziato come decreto interministeriale, perché il comma 116 si poteva aggiustare solo con un decreto
interministeriale si parla, si dice che ci siano provvidenze per tutte le vittime non professionali. Guardate, noi, parlo quando dico noi, dico in particolare io e Bruno nel 2007, quando nacque questa legge, la legge 244, parlo del fondo vittime amianto, ci battemmo già in quella fase storica, unicamente alle altre organizzazioni sindacali, per avere un fondo che facesse giustizia nel vero senso del termine, cioè che potesse garantire delle prestazioni economiche a tutte le vittime dell'amianto. Voi sapete, non è stato così. Questo testo dovrebbe andare in questa direzione, utilizzando le economie che si sono determinate in seno al fondo, che sono pari a 30 milioni di euro, dovrebbero essere erogate, dico dovrebbero perché il testo, abbiamo notizie di fonte INAIL, dovrebbero essere erogate prestazioni a 5.140 persone, è una prestazione sperimentale che dovrebbe essere erogata nel prossimo triennio. Le persone sono tante, quindi va al di là di quella che era la volontà del legislatore di dare un indennizzo solo alle vittime familiari o ambientali, quindi vuol dire tutti gli altri. Questa volta non più per disastro, ahimè, come è già stato detto bene dalla Romana, ma stavolta per omicidio. Quindi l'impegno è di andare in una folta delegazione, c'è già un pullman pieno prenotato, andremo anche con delle auto, il 14 di luglio a Torino, e si avvierà una nuova fase per la giustizia, per un processo stavolta per omicidio doloso. E faremo un'assemblea due giorni dopo, quindi ci ritroveremo ancora. Grazie a tutti voi e grazie anche per questa idea, no? Che mi sembra più che giusta. Grazie. Come presidente del circolo esecutivo comunale casalese mi compiace, sono veramente contento del risultato che abbiamo ottenuto. Vi faccio una piccola cronostoria di quello che è successo. Anni fa il nostro tesoriere, il signor Olivero, disse: ma perché a Casale non abbiamo una via, una piazza, un qualcosa intitolato alle vittime dell'Eta? Ci rendiamo conto che siamo a Casale, dove non c'è quasi nessuna famiglia che non abbia avuto a che fare con l'Eta. Ma è mai possibile? Allora noi abbiamo pensato bene di interpellare l'allora assessore all'ambiente dell'amministrazione del sindaco De Mezzi e gli abbiamo parlato. Lui ha capito l'importanza di quello che si voleva fare e ci ha dato una mano. Il sindaco De Mezzi, molto attento, molto sensibile, giustamente, ha deliberato che sì, si può fare, che si può fare. Passato il tempo e oggi siamo qui a intitolare questo piazzale come noi avevamo richiesto, grazie all'attuale amministrazione del sindaco professoressa Concetta Palazzetti. Tutte le autorità, le rappresentanze dei vigili urbani, dei carabinieri, degli ex marinai, tutti quelli che hanno voluto partecipare. Vi ringrazio tanto, tanto, tanto di cuore. Grazie. Non è una semplice azione di restituire gli affetti, quello spetta ai cari, spetta alle singole perdite, perché è una dimensione assolutamente privata. Riconoscere un'intitolazione in termini toponomastici invece è un riconoscimento pubblico, è un altro tipo di operazione, un'operazione che fa memoria. Non è tanto dare un nome a un luogo, a un piazzale, a una via, quanto effettivamente fare una memoria che sia condivisa e collettiva. Ecco perché c'è una dimensione diversa tra quella che è la sfera privata del dolore, degli affetti, e quella che invece è una memoria pubblica, soprattutto perché una memoria pubblica guarda al proprio passato con l'ottica di sapere da dove si viene per interpretare meglio il futuro. E credo che noi su questo stiamo investendo, lo stiamo investendo come città, come comunità. Il fatto che il Presidente del Consiglio abbia ricordato l'unitarietà di istituzioni che sono qua presenti oggi è molto importante, e abbia ricordato anche che tutto ciò ha una storia e una progressività. Una storia e una progressività che a mio avviso ha un tratto comune, che ritrovo anche
sempre nelle parole di Romana, che è quella della dignità di una lotta. Ecco, io credo che soprattutto rispetto a questa lotta noi dobbiamo rimarcare e ricordare la dignità e la richiesta di dignità che c'è e che viene ancora perché la giustizia distinta dalla dignità non sarebbe tale. E noi non abbiamo avuto giustizia come ha ricordato Romana, e noi non abbiamo avuto una giustizia. Fatto con l'intenzione di pre-salvare le nuove generazioni. Questo era il nostro scopo. E gli anni sono tanti, speriamo davvero che un giorno o l'altro finisca. Semplicemente io mi sento onorato, ma davanti a tante personalità. Io posso dire solamente questo, che da 12 anni che sono parroco a Valentino, e posso dire che di persone che sono mancate dovute all'amianto, ne ho visto forse tra più di tutti sono stato io. E sono stato vicino a gente che tra l'altro non solo è loro, ma tutta la famiglia. Per cui con piacere ho accettato quando andavo su verso il Lago Blu quella telefonata che sono presente. Non tanto per fare un ricordo, per vedere la speranza, che non ha storia, non ha futuro, però lo sappiamo. E questa storia è, deve essere base di futuro. Semplicemente menziono perché il sole mi ha scaldato le spalle. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio di immensa maestà e di infinita misericordia, che sei sempre vicino ai tuoi figli pellegrini nel tempo e nello spazio, sii nostra guida e scorta sulle vie del mondo. Stendi su di noi la tua destra, nessuna avversità ci abbatta e nessun ostacolo ci arresti. Sia prospero e sereno il nostro cammino, perché concluso felicemente il nostro viaggio possiamo renderti grazie per la tua paterna protezione. Per Cristo nostro Signore. Insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Alla Vergine Maria perché protegga, continui a proteggere le famiglie che sono state disastrate dovuto a questa micidiale realtà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti loro che sono partiti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Grazie di avermi invitato.